Buonasera a tutti, prego venite, buonasera, benvenuti. Allora sentiamo anche l'aria. Se ci siamo tutti, possiamo partire. Ci siamo tutti? L'aria? Manca qualcuno ancora? Quanti mancano? Buonasera. Allora, io parto qui dalle scale. Se intanto vogliamo raggrupparci un pochino e partire. Allora, venite. Allora, benvenuti. Siamo all'ultimo incontro di questi cinque. Vivere Santo Spirito, questo è il titolo che abbiamo scelto e bisogna dire, insomma, che è stato un titolo fortunatissimo perché le presenze sono state molto numerose e quindi ringraziamo voi che siete qui insieme agli altri partecipanti e il Comune di Firenze, grazie al quale è stato possibile promuovere questa bella iniziativa. Ovviamente questa serata sarà una serata speciale, importante, di chiusura. Durante questi incontri abbiamo unito il teatro, la musica, l'arte, la cultura e stasera diciamo, vi proponiamo un momento importante della storia di Santo Spirito, ma dell'arte tutta. Rievochiamo il ritrovamento del crocifisso di Michelangelo, un evento importantissimo e dobbiamo molto in particolare a due persone, a padre Guido Valestri, all'epoca era il giovane sacrista al convento di Santo Spirito, una persona di un'umanità straordinaria, Margit Lindner, storica dell'arte tedesca, anche lei giovanissima, entrambi più o meno coetanei, entrambi coraggiosamente, ricercando la verità, hanno fatto delle scelte molto coraggiose rispetto ai loro superiori, padre Guido da una parte e Margit Lindner dall'altra, per arrivare a distribuire proprio questo percorso. Questo insomma, è stato possibile poi grazie al lavoro di Albino Sodestini, cultore appassionato di storia dell'arte, ovviamente di scenografia, che ha studiato questo ritrovamento per la sua tesi all'Accademia. Allora adesso entriamo nella sala capitolare. Ovviamente vi invito a silenziare i vostri cellulari, a tenere coperto naso e bocca con la mascherina.
Oh Giulia, ciao. Come stai? Abbastanza bene, mi sto mettendo alla prova con questo legno. Sto cercando di reinterpretare il crocifisso della sacrestia di Milano, una cosa moderna, diciamo. E come sta andando? Beh, sinceramente non bene, sai. Non bene perché è un'opera straordinaria e Michelangelo che l'ha pensata e ideata, insomma. Ha fatto questo giro di gamba, come vedi, si sovrappone, è una cosa al limite, ecco, dall'anatomia. Lui è riuscito comunque a farla e come si vede una cosa, insomma. E non è facile perché la parte alta è comunque abbastanza regolare, sulle lineerette, appunto con le braccia, però la parte bassa dalla vita in giù, insomma, c'è un coinvolgimento dell'opera che non è facile. Infatti, non lo so, oggi non è giornata, infatti sto lavorando, ma sto più pensando. Perciò lo scalpello non va come dovrebbe andare. Vado a fare un giro, vado a trovare Margaret Lisner e il padre Guido Balestri, che magari mi danno qualche aiuto. Ciao Giulia. Ciao Albino. Dottoressa Margaret Lisner, buonasera. Buonasera, Albino. Buonasera, padre Guido Balestri. Buonasera, Albino, come va? Bene, abbastanza bene, grazie. Posso rendere omaggio di questo fiore, questa mimosa del chiostro? Veramente è molto gentile. Grazie, siamo quasi vicino alla festa della donna, quindi è un omaggio ancora più gradito. Posso prendere la mettiamo qua? Sì. Oggi era una giornata un po' no, stavo lavorando a una scultura. Non ero in giornata, e sono venuto qui da voi due per chiedere aiuto, diciamo.
E anche lei, Margaret, nel 62, se non sbaglio, nel 1962, non era una bella giornata quando erano gli studenti in piazza Santo Spirito all'Istituto Tedesco. È vero? Sì, infatti. Io ero una giovane ricercatrice di storia dell'arte e lavoravo all'Istituto Tedesco proprio nel bel palazzo Guadagni in piazza Santo Spirito. E quella mattina, mi ricordo, era il settembre del 1972, giunsi in piazza e ero di malumore. Non avevo voglia di lavorare. Così pensai di fare ancora una visita nella chiesa, qui di Santo Spirito. E entrai, guardai qualche cappella, i quadri e incontrai padre Guido Balestra, il gentilissimo padre Guido Balestra. E mi chiede il sacrista della chiesa. Maria è stata la conoscenza in questa chiesa. Per il crocifisso di Michelangelo. E avevo parlato con il vecchio uomo, padre Gino Ciolini, e avevo chiesto se in qualche angolo del convento di clausura ci fosse un crocifisso. Il padre rispose in modo negativo. E così, padre Balestra, mi scuserà, quando io la incontrai, non le dissi del crocifisso di Michelangelo, ma dissi soltanto che stavo facendo degli studi sui crocifissi in Toscana e che non troppo bello poteva aspettare per me. Padre Guido, cosa ricorda di questo momento? Io rispondi che nella parte della clausura c'era i frati passavano davanti al crocifisso quando entravano e uscivano dal refettorio e sostavano per un momento di preghiera. Fin dal mio arrivo in convento, era il 1960, il crocifisso si trovava in quella posizione. Così si andò a vederlo. Era proprio in fondo al corridoio, sopra la porta del vecchio refettorio. Grazie. Lei, Margaret Lindner, cosa ricorda di questo, quando è entrata in clausura, in questo corridoio del convento? Ho visto il crocifisso, sono rimasta stupefatta, perché questa figura era proprio molto vicina a quella che io mi ero immaginata nei miei studi e soprattutto quando vidi le gambe rivolte verso destra pensai subito che poteva essere il crocifisso di Michelangelo. Perché il grande scultore faceva sempre delle figure con la testa molto reclinata e anche grande. E questa figura, il crocifisso, ha una posa non completamente verticale,
però molto solenne, come Maria nella Pietà di Roma, di San Pietro. E la testa è molto michelangelosca. Grazie. È vero, Michelangelo, nei prigioni, nelle sculture del museo, nei dipinti della Cappella Sistina, muove sempre la parte alta dalla parte bassa, perciò questa torsione del libro, ma che le ha fatto capire proprio qual è la cosa che ha detto questo Michelangelo. Sì, devo dire che tra i crocifissi che conoscevo, questo era il primo con quella postura. E le gambe portano verso destra, hanno questa particolarità, e il ginocchio destro sopravanza il ginocchio sinistro. E questo, se uno vede il crocifisso dal basso, è una grande esperienza, perché vedendolo dal basso, uno ha le gambe verso destra e la testa in alto verso sinistra. Così è molto bello vedere il volto di Cristo subito, che e lo sguardo si innalza verso di lui. Ah, è questo il vero. Guardando dal basso, lo sguardo arriva subito al viso, essendo il Cristo. E questa è una grande invenzione che ha fatto l'Italia. E lei, padre, dopo questo momento storico, ha istituito un crocifisso perduto, Vasari di Parma, è stato considerato perduto per... E in questo momento storico cosa ricorda? Ricordo molto bene. Il crocifisso, non quello che era dietro l'altare di Caccini, ma quello vero, aveva ancora il perizoma e uno strato di vernice, forse dato per camuffarlo e non farlo portare via da Napoleone. Dopo la riscoperta, la dottoressa Lindner è stato restaurato e poi, dopo 2 anni, è rimasto nel museo di Casa Bonaroli fino all'anno 2000. Più di 30 anni. Ci sono voluti molti anni, non ce lo volevano vendere. I priori si dissero lettere sul letto. Poi, per fortuna, ci fu una direttrice del museo di Casa Bonaroli, brava, Pina Ragionieri. Ecco, lei iniziò a prendersi a cuore il ritorno del crocifisso al Santo Spirito. Il problema era che la Sovrintendenza aveva detto che l'aveva reso, ma non era vero. E allora, grazie a lei e al dottor Paolucci, nel 2000 tornò. Insomma, si può dire che è stato scoperto da una donna, tornato grazie a Dio, e adesso il secondo restauro l'ha fatto sempre una donna, Barbara, anche lei tedesca, un curioso destino. Interessante. E lei, Lisner Margaret, il fatto che è considerato perduto, appunto, c'erano altre attribuzioni? Sì. Allora, si credeva che il crocifisso dietro l'altar maggiore fosse quello di Michelangelo,
il cosiddetto crocifisso di Michelangelo. Ma io fin dal principio, quando lo vidi, dissi subito che non era quello. E così continuare le mie ricerche per trovare il crocifisso. E finalmente l'ho identificato. Questo, naturalmente, io non dissi niente sul principio a nessuno, se non a un caro collega ungherese, molto intelligente ed onesto. Ma non parlai con il direttore dell'istituto tedesco. Era molto esperto e anche molto stimato. E lui si chiamava Ulrich Lindenbrock. Cosa devo dire? Essendo a pochi passi dal Santo Spirito, al Palazzo Guadagni, lui non aveva visto Michelangelo in Santo Spirito. E io sì, piccola donna, l'avevo identificato. Interessante. Un'emozione, l'ultima domanda. Qual è l'emozione che ha provato dopo aver dato comunque al mondo intero un'opera di Michelangelo? Questo, beh, dire che non posso anche proprio dirlo. È stata grandissima questa emozione. E questo è il mio segreto. E però porto sempre, quasi proprio nel mio cuore, il crocifisso. Grazie. Grazie. Grazie, è stato un piacere. Molto. Grazie. Sono arrivato qui alla fine del 60. Alla fine del 60. Del 60. Nel 62 questa signora Lisner. Questa Lisner, Margaret Lisner. Stipendiata dal governo tedesco per la ricerca di crocifissi. Dunque, per due giorni girò tutta la chiesa per trovare il tuo Santo Spirito, sì. Il crocifisso. Noi si diceva che il crocifisso era quello che ha tu, che è in coro ora. Quello che hai detto, ho capito. Che era di Michelangelo, era quello che è in coro. Dopo aver girato tutto in chiesa, mi chiese se c'era un altro crocifisso. Ma quel crocifisso che appunto era, ci diceva che era del coro, lei lo guardò comunque quel crocifisso, sì, lì sì, lo sì. Guardò, lo guardò tutti i crocifissi. Tutti i crocifissi. Quello di chiesa, quello dei bianchi, quello della sagrestia. Okay. Cercava questo crocifisso di Michelangelo, cioè si accontentò di quello che aveva visto del coro oppure non era convinta? No, non era convinta. Come? Non era convinta. Che fosse quello del coro. E allora io, dato che ero un sagrista a quel tempo, mi occupavo della chiesa, mi permise di portarla qui, nel corridoio. Tu, era due anni che eri qua a Santo Spirito, te sì, non era tanto. Sì. E quando vedo questo crocifisso sono rimasto un po' sorpreso, cioè, e allora lo segnalò alle belle arti per il restauro. Ah, lo segnalò lei? Un giorno dopo vennero gli operai delle belle arti a prendere il crocifisso. Ah. Non gli devo quello che è in coro, perché si diceva che era quello di Michelangelo, certo. Quello che è in coro.
il giorno dopo dovrò riportarlo qui, dice non questo, e portarlo qui a questa qua. Qui c'era il fetto, la parete non era così come ora. Non c'era il fetto, era muro. C'era appeso il crocifisso su in alto con una lampadina. C'era una piccola lampadina sotto. Una lampadina sotto, sì. E il padre la sera passeggiava nel corridoio, insomma, pregando il crocifisso. Era ricoperto di uno strato di vernice, non si vedeva niente, c'aveva il perizoma, no? Probabilmente questo strato di vernice fu messo al tempo di Napoleone perché non portasse in Francia il crocifisso, quando via l'opera d'arte, cioè. Allora era come un farlo con questo strato di vernice, sì, di sì. Cera. Sì, sì. Lo portarono al restauro e dopo il restauro fu collocata la casa Buonarroti, dove stette lì fino al 2000. Poi subentrò come sacrista padre Ilario Monti, che ora è a Borgo Bugiano, e allora lui andava sempre lì a insistere con questa in via di Bellina perché certo. Lo riportasse. Ah, c'era il desiderio di riaverlo. Che lo riportasse da lei. Certo, certo. Ha fatto tanta insistenza e poi fu riportato qui. Sì, 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 sì. Dopo 30 perché, anni. Come sì. Sappiamo, il priore di allora dava il permesso a Michelangelo per studiare anatomia. Certo. C'era un obitorio, no? Sì, sì. E portavano i cadaveri. Segretamente il priore gli dava la chiave per studiare anatomia. Ah. E allora per ricompensa gli fece questo crocifisso. E allora sì, il crocifisso. Al priore personalmente, certo. Al priore di allora. Sì, 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 sì. Nel libro che ha stampato dalla Casa del Risparmio, quel libro grande, quella signora, ora mi sfugge il nome, che ha scritto il libro su Santo Spirito, quel volumino su Santo Spirito, in quel libro della Casa del Risparmio dice che l'ho ritrovato lì. In un certo senso sì, eh. In un certo senso sì. Se tu non pensavi che a questo crocifisso qua, poi quando ti ha chiesto c'è qualche altro crocifisso, se tu non pensavi a questo non te l'avresti portato, e perciò insomma si può dire benissimo che il ritrovamento è. Grazie a lei, alla Lisner, però l'idea è stata tua, l'idea di. Ma io non facevo nulla. Come non facevo nulla? E rimaneva qui. Ah beh, sì, rimaneva. Se non veniva da Lisner, lo facevo restaurare, ecco, ci viso rimaneva sempre. E rimaneva qua, sì. C'era ancora. Sì. Grazie. Ora ti togliamo queste vesti che abbiamo fatto a questa parte e parliamo un po', di questa esperienza. Com'è. Buona, è meglio quello che andiamo. E adesso appunto con Giovanni Cipriani e Sandra Fusco. E io parleremo un po' di questa
di quello che avete visto. Questa è una cosa che Giulia ha pensato, che questa iniziativa appunto di vivere tanto spirito, e anche se non ero tanto d'accordo, lo dico perché non sono né attore né scultore, però insomma cerchiamo di rendervi partecipi anche con questo, per far capire bene questa esperienza, ecco, di frati agostiniani innanzitutto. Per frati agostiniani, che sono, come vedete queste immagini, sì, sono persone, ecco, che hanno fatto tanto e alzo la voce, sto emozionando. Però questa immagine, appunto, è un'intervista questa fatta proprio 10 anni fa, quando è il 30 di mese, sono 10 anni, proprio il compleanno di padre. E io, perché io provo a fare un attimo un quadro un po' la situazione, però una scultura. Ho studiato all'Accademia di Belle Arti scultura, ho fatto varie sculture, ho fatto la tesi sul crocifisso di Michelangelo, questa qui è un'opera appunto che avevo iniziato, che sta riposando ancora da 6 anni, e ho fatto questa tesi e volevo raccolto con tutta la storia di questo crocifisso conosciuto gli agostiniani. Padre Giuseppe appunto mi ha suggerito di fare un raccolto, perché saggi, scritti, articoli, tante cose sul crocifisso, io ho raccolto un po' tutto e ho pubblicato, dopo l'ho pubblicata questa tesi, dopo è stata fatta una seconda stampa, come la vedete, l'avete visto, qualcuno la conosce, che è nel vestibolo, in vendita, appunto per raccontare questa storia che per me è bellissima, insomma, dal ritrovamento del crocifisso a portano via quello della chiesa, ma non è Cristo, portano, la tornano. E anche, ho fatto un'intervista anche alla Lisner, sono andato su a Friburgo, lei era in una casa di cura, appunto questo nel 2012, perciò sono 9 anni, e lei però non sono riuscito a strapparle né un'immagine né una foto, niente. Lei era sulla sedia a carrozzelle, non voleva, credo io, se si è ricordata questa situazione, però sono andato su anche lui con padre Giuseppe, siamo partiti, abbiamo fatto un'intervista, ho riportato anche sui libri, e però direi non c'è niente, va bene, diciamo così, rispettiamo la sua. Ecco, questo, insomma, dopo qui avete visto l'inizio appunto con questa scultura, non è niente di, insomma. Anche se qualcuno mi ha detto, ma è bella, sì, dovrebbe finirla, però non è un finito, però col tempo si vedrà, insomma. Il tempo. Posso domandare un pochino? Certo. Quale legno ha usato per questa scultura? Io sono andato a cercare appunto con degli amici, non so se c'è qua, il falegname, non so, doveva venire, non è venuto. Meglio che non ci sia. Si porta via il legno. No, a parte questo. Questo è il legno di Tiglio. Conoscendo il Tiglio, quello del crocifisso di Michelangelo, io ho voluto comunque, perché è un legno comunque morbido, da lavorare, si lavora bene, non è che sia. E ho voluto provare su. Infatti uno si avvicina sempre dopo anche di profumo. Ecco perché... È profumato, sì, sì. Molto profumato. Nonostante sia fermo da anni, perché appunto che questo è... Sì. Hai preso tutto un blocco? Allora, questo sono delle... Oggi con la modernità, con le macchine, sono tutte lastre da 10 centimetri, assemblate, mi hanno fatto un cubo e dopo io l'ho ingrossato. A differenza di quello di Michelangelo, che è un tronco unico con varie aggiunte, un pezzo di testa, naturalmente le braccia e delle piccole parti dove mi sta. E da dove hai cominciato per questa scultura? Guarda, io credo che sia molto difficile scolpire. Infatti è fermo. Ho visto fare a Colonnata, mi ricordo, con Giovanni, in un piccolo pezzetto di marmo, una lucertola. Io rimasi, capii subito che non avrei mai potuto fare una scultura.
ci vuole una sensibilità particolare. Quindi da dove hai cominciato? Ti sei domandato dalla destra, dove, come si fa? Naturalmente ci vuole maestri, ecco, forse ci vogliono persone che ti insegnino questo. E tu hai un maestro? Bah sì, ho avuto dei professori qui in accademia, appunto, che mi hanno aiutato, sì, Antonio Di Tommaso, ecco, il primo che mi ha. E però non è facile, insomma, dopo si parla di un figurativo, perciò le proporzioni devono esserci. C'è un discorso, ecco, non è un'opera astratta che uno può giocare comunque, insomma, anche uno sbaglio lo va. Qui bisogna prendere piano e sapere che lo stai facendo. Se inizia dove si inizia, naturalmente sono un discorso di misure, di proporzioni, sì, di misure, e con quello si arriva piano piano. Però naturalmente io credo che questo crocifisso, io qua quando l'ho iniziato a lavorarlo e guardando l'originale, la parte qui comunque della vita, comunque dell'ombelico, è quello che dopo si sviluppa tutto. Nasciamo da lì, credo, e appunto lì dopo si sviluppa, ecco, perché c'è una, dopo si va, lì c'è una proporzione dopo che si va. E perciò dopo non è che se cominci dalla testa, magari sei lungo, sei corto, arrivi alle gambe che magari sono troppo corte, sono lunghe, partendo dalla parte centrale. E quello di Michelangelo è particolare perché i muscoli della pancia si vedono proprio torcersi come quelli delle gambe. Insomma, è una quasi sì, ha giocato mezza rotazione. Lì ha giocato, ho parlato anche con professori d'anatomia, di scultura, lui ha giocato molto su questa, per girare appunto la parte della pancia, e quello è quasi al limite, però ha una grande invenzione, certo. Sì, sì. Infatti io credo che sia stata proprio quella la grande intuizione della Wiesner, perché altri avevano dato a questa ricerca del crocifisso una impostazione eccessivamente estetica. Lei ha invece cercato di vedere aspetti molto concreti relativi alla tecnica della scultura, e difatti ha avuto tante difficoltà, perché la scoperta di questo crocifisso è veramente un atto di straordinaria volontà. La Wiesner, qui all'Istituto Tedesco di Firenze, ha avuto come grande avversario il direttore dell'istituto, Ulrich Middeldorf, che era uno studioso noto, affermato, e lui, nonostante la scoperta della Wiesner, ha negato sempre l'attribuzione a Michelangelo. Cioè è un caso proprio di persistenza incredibile, anche perché, come nel testo che abbiamo illustrato, grazie a Giulia Bacci Tiridanzi, viene fuori chiaramente che la stessa Wiesner non ne aveva più parlato. Per questo anche all'interno dell'istituto in cui operava c'era una sorta di difficoltà. Solo grazie alla sua insistenza, e quando finalmente è stato identificato e si è iniziato quello che doveva essere l'itinerario per il restauro, e la sovrintendenza è stata d'accordo nell'iniziare il restauro, con un camion sono venuti a prendere il crocifisso. Ma qual era nella tradizione di Santo Spirito il cosiddetto crocifisso di Michelangelo? Quello che ancora è nel corpo, quello che voi potete vedere nel corpo.
Quindi questo camion arrivò e prese quel crocifisso. Quando la Lisner, che era la sovrintendenza e attendiva il crocifisso, vide che avevano preso quello sbagliato, disse: ma questo è quello sbagliato. Allora gli fu detto: vada lei con il camion a prenderlo, perché deve identificarlo lei. E lei è venuta. Quindi il vecchio crocifisso è stato riportato, quello nuovo è arrivato, è iniziato il restauro. Ma praticamente due sono stati i restauri. E l'intervento finale, quello di Barbara Schleicher, è stato decisivo, anche perché si è cercato il più possibile di riscoprire quella che era la pagina originale, e difatti il lavoro è un lavoro affascinante. Nonostante questo, altri storici dell'arte, a Roma per esempio, hanno sostenuto che il crocifisso non era un miracolo, ma di bacio da mondo. Per cui l'attribuzione è stata realmente lunga, sofferta, e proprio la tenacia di questa donna ha avuto finalmente la ragione. Ma tutto sommato si può dire che la riscoperta del crocifisso di Michelangelo ha del miracoloso, e si deve proprio a padre Guido Balestri, che io indignamente rappresento con questa veste, perché lui consentì a Margaret Lisner di vedere questo crocifisso che era nella clausura del convento. Per questo padre Cirillo il priore non l'aveva fatto vedere alla Lisner, c'era questo problema, ma padre Guido pensò giustamente che questo era più importante, poter verificare, poter vedere. Padre Guido aveva poi una umanità straordinaria, quella che è stata ricordata anche nel testo. Io ho un'immagine di tanti anni fa di padre Guido. Nel novembre 1966, proprio al momento dell'alluvione, pochi giorni dopo quel fatidico 4 novembre, io feci una passeggiata in questa zona per vedere la realtà. Passai da Pur Santa Maria, lì c'era un dramma, era stato identificato un cadavere che era nel fango in Pur Santa Maria. Tutti si andò a vedere, ci fu un audace che con un bastone cercò di muovere questo corpo, era un manichino di un negozio coperto di fango, quindi non era in realtà nel corpo. Arrivai in Santo Spirito, entrai in chiesa, era aperta, e chi c'era? C'era padre Guido, che aveva aperto quel tombino in fondo di marmo, che voi ancora oggi potete vedere in chiesa, che è un pozzo, e mancava l'acqua, non c'era più l'acquedotto in funzione. Padre Guido, con un secchio, pescava l'acqua e la distribuiva a chi volesse prendere l'acqua di Santo Spirito. E io rimasi molto colpito da questo agostiniano che dava l'acqua in questo modo così semplice, naturale, bonario, in quella situazione impressionante. Poi, come ha ricordato proprio a me da poco una signora che anima Santo Spirito e che è qui presente accanto
a quell'albero di Natale singolarissimo, un'altra creazione di Albino, ornato dai lavori al cuscinetto di questa signora, Padre Guido andava tutti i venerdì santo presso tutti i fornai della zona a benedire i pan di Ramerino, perché dovevano essere benedetti. Ecco, anche questo era un altro aspetto straordinario di Padre Guido. Padre Guido che aveva questa sensibilità, questa vicinanza incredibile con tutti e in particolare con tutti gli abitanti della zona, perché era conosciuto, amato da tutti. Quindi Padre Guido è stato determinante per la riscoperta del crocifisso. Margaret Wisner ha avuto la costanza incredibile di insistere proprio per questo aspetto, nonostante l'opposizione di Middeldorf. Io ho conosciuto anche Middeldorf. Era un uomo grave, austero, distaccato. Negli anni 60, poco dopo questa vicenda, mia mamma, che era una brava fotografa e si occupava soprattutto di foto di ambiente popolare e in particolare i vari quartieri di Firenze, ispirandosi a quella che era stata l'immagine delineata da un pittore amico di casa, Ottone Rosai, faceva foto di artigiani popolani e fu invitata a fare una mostra da Middeldorf all'Istituto Tedesco, che era però allora già trasferito in via Giusti. Si montò questa mostra e si ebbe modo di conversare più volte con Middeldorf e c'era sempre questa atmosfera di distacco. Si interessò a queste foto, ma si vedeva che il suo mondo era un mondo diverso. Ma questa mostra ebbe successo e in quella circostanza nacque anche una amicizia straordinaria che dura ancora. Una storica che lavorava presso l'Istituto Tedesco e che è stata protagonista di una conversazione qui in Santo Spirito per rievocare la figura di Barbara Schleicher, di Borsuk, si interessò moltissimo a queste fotografie e volle che molte di queste foto fossero poi utilizzate, e lei stessa le ha utilizzate per una guida fortunata di Firenze, di Companion Guide, tradotta poi in italiano, pubblicata da Ambrosia, Ecco Firenze, e questo mondo popolare è ritornato un po' alla luce. Oggi sono testimonianze di una Firenze degli anni 50, 60, la Firenze di Rosai da un lato, la Firenze di Vasco Pratolini dall'altro. Tutti i cari interlocutori della mia mamma. Io ho avuto anche l'opportunità di